Buongiorno a tutti, questo qua è il video delle ultime letture. Ultime letture, io ho preso come tempo, come ultime letture a partire da, ho preso i primi di settembre, perché le ultime letture non le faccio più da quest'inverno, quindi dovrei fare un video fiume e quindi ho preso, mi sono messa a questo limite, diciamo, i primi di settembre. È una cosa un po' allargata perché ho intenzione di menzionare anche altri libri che ho letto un po' prima. Comunque, partiamo che si fa prima. Allora, fra quest'estate e nel caso di una serie di libri, l'ho finita 4-5 giorni fa, ho ripreso in mano due mattonazzi, nel senso ho riletto Il Signore degli Anelli e quello ho finito di leggerlo ai primi di settembre e ho riletto La Torre Nera di Stephen King. È successa una cosa curiosa, La Torre Nera non riuscivo a leggerla, l'ho iniziato tre volte e alla terza volta è stata quella buona. L'ho iniziato appena era uscito L'Ultimo Cavaliere, che è il primo libro. Non mi era piaciuto tanto, però sono andata avanti con la serie, sono arrivata fino alla Sfera del Buio, se non mi ricordo male, ma quello l'avevo abbandonato. Non mi piaceva, non era il mio genere, l'ho lasciato là. Perché io inizialmente, da quando ho iniziato a leggere il primo libro di Stephen King, che è esattamente 30 anni fa, da allora io ho sempre letto tutti i suoi libri, come uscivano, li acquistavo e li leggevo, fino a che è arrivato quel periodo che tanti, e io fra quelli, ho definito Stephen King che era un attimino calato di tono, non mi piaceva più così tanto, e allora lì ho cominciato a lasciare indietro i suoi libri. Poi adesso, ricominciando con La Torre Nera, è ricominciato anche il mio amore per Stephen King e quindi adesso mi sto portando a pari, infatti in questo momento sto leggendo Notte Buia, Niente Stelle. Adesso mi sono persa. Stavo parlando della Torre Nera. Ok, allora, iniziato la prima volta. La seconda volta ci ho riprovato più o meno un anno fa. Ho di nuovo letto L'Ultimo Cavaliere, poi no, non mi piace, è piantato lì. Poi ho ricominciato circa quest'inverno, primavera, ho ricominciato di nuovo dall'Ultimo Cavaliere, fra poco la sua memoria, e lì mi è piaciuto e sono andata avanti fino a che l'ho finito qualche giorno fa. E mi è piaciuto tantissimo, veramente. Mi ha preso in una maniera... li ho letti non proprio tutti di seguito i libri, ma quasi. La cosa opposta invece mi è successa con Il Signore degli Anelli. Allora, Il Signore degli Anelli... parto dal Signore degli Anelli, diciamo, a parlarne, perché è quello che ho finito prima. Io l'Hobbit non l'avevo mai letto. Ho trovato questa edizione che è stupenda, è quella dell'Hobbit annotato della Bompiani, che ha i bordi stondati e poi è veramente bello. Adesso non voglio aprirlo proprio tutto perché sennò mi fa la... Come faccio a farvi vedere? Aiuto? Vediamo un po'. Così, ecco, vedete che ci sono le illustrazioni. Questo qua sotto è il testo. E sopra ci sono le illustrazioni, i commenti. In pratica, molto spesso, quasi a ogni pagina, insomma, ci sono illustrazioni che aveva disegnato lo stesso Tolkien, oppure illustrazioni che erano state messe in altre edizioni. È veramente molto interessante. Il problema è stato che fino a metà sono riuscita a leggere anche tutte le annotazioni. Poi, insomma, il libro mi prendeva così tanto che continuare a interrompere la lettura per leggere le annotazioni mi stufava un attimino, no? Io volevo andare avanti, volevo leggere la storia e non leggermi le annotazioni. Quindi da un certo punto in poi le annotazioni le ho lasciate. Però è veramente un libro molto interessante, costa 13 euro, quindi non è che costa tantissimo, ed è di 420 pagine più o meno, insomma, è veramente un'edizione bellissima. Ho visto che poi ci sono anche le edizioni dei tre libri del Signore degli Anelli, sempre fatte così stondate, però non ci sono tutte queste annotazioni.
Comunque, ho iniziato dallo Hobbit. Lo Hobbit mi è piaciuto veramente tanto e ho voluto riprendere Il Signore degli Anelli, perché Il Signore degli Anelli l'ho letto circa un 25 anni fa e non è che mi ricordavo tanto. E per di più, io non li ho guardati i film del Signore degli Anelli, li ho guardati un po' spizzichi e bocconi, cioè se qualcuno in famiglia lo guardava, magari anch'io buttavo l'occhio, ma vedere un film dall'inizio alla fine non l'ho fatto. E se li danno di nuovo su Sky, questa volta ho intenzione di guardarli. Come edizione del Signore degli Anelli, ho questo mattonazzo qua della Rusconi, costato 35.000 lire. Chissà se si vede, non si vedrà mai. Comunque, è un mattonazzo mai visto di più di 1.300 pagine. Infatti, in casa leggevo questo qua. Poi me ne ero messa un'edizione anche sul Kindle e quando uscivo mi portavo dietro il Kindle perché non si può portare dietro una roba del genere. Ecco, Il Signore degli Anelli, tiratemi pure i pomodori, non mi è piaciuto. Mentre la prima volta mi era piaciuto tantissimo, l'ho quasi divorato, che per i miei tempi allora divorare un libro, tre cose per la testa. Questa volta mi è piaciuto il primo libro, ma dopo. Non so, troppi personaggi, non mi ha preso proprio per niente. Cioè, se io avessi dovuto leggere Il Signore degli Anelli per la prima volta adesso, non mi sarebbe piaciuto così tanto. Forse perché nel frattempo ho letto altri fantasy, mentre questo era il primo che leggevo. A parte che avevo letto La Storia Infinita, mi sembra, prima, ma comunque. Mi ha deluso, ecco, forse. Mi aspettavo troppo, cioè per carità, riconosco il grande valore di questo libro, un classico del fantasy, per carità, non è che non mi è piaciuto perché è scritto male, perché la storia non è interessante, perché non ha i suoi insegnamenti, no, però a me non è piaciuto. Cosa che è successa al contrario con La Torre Nera. La Torre Nera, adesso. Non sto a raccontarvi tutto quanto perché è una storia talmente lunga. Cosa mi è piaciuto? Mi sono affezionata tantissimo ai personaggi. Mi sono piaciuti i personaggi, mi è piaciuta la storia, ovviamente il modo di scrivere di Stephen King, anche se ogni tanto si perde nelle sue descrizioni, che sinceramente ogni tanto sono un attimino pallose, ma però dai, insomma, tutto sommato mi è piaciuto tantissimo. Ho ritrovato, secondo me, il vecchio zio Steve che chiamavo una volta. E poi negli ultimi libri, adesso non voglio fare spoiler perché se io avessi saputo queste cose, per me sarebbero stati degli spoiler. Non sapevo quasi niente di come andava avanti la Torre Nera da dove l'avevo abbandonata io. Però a me piace che Stephen King se la canta e se la suona, diciamo. Ci sono tanti riferimenti ad altri libri di Stephen King, che è una cosa che ho apprezzato tantissimo, perché a me piace quando leggo un libro che viene introdotto un personaggio che dico, ah, questo qua lo conosco, so già chi è, e so già di questo personaggio, magari ho già avuto occasione di amarlo, di affezionarmi. E quindi questo mi è piaciuto tanto. Il finale mi è piaciuto, diciamo che non è un finale scoppiettante con i fuochi artificiali, ma come ha scritto Stephen King nella postfazione, solo quel finale poteva avere la storia e io sono pienamente d'accordo perché è il K, non si può dire altro. Anzi, lui nella sua postfazione ha scritto, so che a molti non piacerà il finale, vi prego di non scrivermi per dirmelo perché non vi risponderò. Ma veramente mi è piaciuto tantissimo. Infatti io i libri li ho dovuti prendere in biblioteca perché neanche ce li avevo dal quarto in poi. E penso che pian piano poi me lo rileggo libro per libro, con tutti i vari riferimenti, vado a riprendermi il libro a cui si riferisce. Sì, una storia che ti entra, dove tu entri nella storia e la storia ti entra nella vita, quelle storie che pensi. Ecco, peccato che è finita, però puoi sempre ricominciare a leggerla. E chi l'ha letta sa come va a finire, capisce cosa intendo con questo. Ok, andiamo avanti con le letture. Allora, poi, ecco qua il mio quadernetto dei libri che ho letto. In settembre ho letto 2084 di Boulem Sansal, di cui ho già fatto un video, quindi non sto a parlarvi più di tanto. Volevo solamente dire una cosa. A proposito di questo libro, beh,
In parole povere, di che cosa parla, per chi non ha visto il libro precedente? È una distopia ambientata in un futuro prossimo dove c'è una teocrazia, insomma, è questa religione che governa il mondo, che governa le persone, il loro modo di pensare, il loro modo di vestire, una cosa del genere. Sul retro di copertina, mi sembra che era, non ho il libro perché l'ho preso in biblioteca, è stato paragonato a Sottomissione di Houellebecq, non so come si dica. Io ho letto anche Sottomissione e volevo un attimino dire la mia su questo libro. Ho letto che ci sono molte critiche e in effetti per me è stato un libro mi è piaciuto moltissimo l'idea del libro, l'idea della storia. In pratica Sottomissione parla, sì, è anche una distopia in un certo senso, ma io la distopia la vedo come una società ambientata molto avanti nel futuro, mentre questa, secondo me, è una cosa che potrebbe anche succedere fra una decina d'anni. In pratica succede che in Francia, con le elezioni, vince un partito islamico, musulmano, e quindi cambia tutto, cambia il modo di vivere, cambia il modo di gestire la società. Ad esempio il protagonista era un professore universitario. Come prima cosa dall'università sono sparite le donne professoresse, mentre le alunne potevano ancora continuare a studiare, ma non studiare all'università, potevano studiare, non so, gestione della casa, quelle cose da donne, insomma. Quindi l'idea, l'inizio del libro mi è piaciuto tantissimo. Non mi è piaciuto tanto come è stato sviluppato. La scrittura di Houellebecq non mi è piaciuta quasi per niente, non mi ha attirato. Poi, ecco, tanti hanno criticato che ci sono delle scene di sesso messe dentro così, fine a se stesse, e su quello io sono d'accordo. Anche sesso, ma non c'entrava niente, io non è che sono una bacchettona, non sono scene volgari, quello no, però non ho capito cosa ci stavano a fare certe cose, cosa servivano a caratterizzare il personaggio, anzi mi ha fatto scadere il personaggio certe scene. Ecco, questo è stato paragonato a 2084, no, 2084 è stato paragonato a Sottomissione di Houellebecq, anche perché è uscito prima Sottomissione. E sì, ecco, Sottomissione è un bel libro, vale anche la pena di leggerlo, secondo me, ma anche no, forse, non so, che consiglio, vabbè, andiamo avanti, vabbè, dopo ho letto la canzone di Susanna, che fa parte della Torre Nera, ho finito La Torre Nera, questo qualche giorno fa, e poi ho letto questo, che è Tess dei D'Urberville di Thomas Hardy. Qua c'è un ricordino del mio gatto che ha pensato bene di mangiarsi il libro, c'è anche il buco. Fortunatamente sul divano c'era questo libro e La Torre Nera di Stephen King, che era della biblioteca, meno male che ha mangiato questo. Cosa parla Tess dei D'Urberville? Allora, Tess dei D'Urberville, lei, all'anagrafe, diciamo, si chiama Tess D'Urberville, credo che si legga. È una ragazza di campagna, famiglia povera, contadini. Il padre un bel giorno incontra un sacerdote che lo chiama signore e lui dice: ma perché mi chiami signore, che io sono un povero contadino, sono un poveraccio? E lui gli spiega che ha scoperto che lui è discendente della famiglia dei D'Urberville, che è una grande famiglia aristocratica decaduta. A quel punto il padre comincia a montarsi la testa, crede di essere discendente da questa grande famiglia aristocratica e quindi vuole vivere come un aristocratico, non vuole più lavorare, insomma va fuori di testa in un certo senso. E questo segna la tragedia di Tess, perché Tess viene mandata in casa di una famiglia che si chiama D'Urberville di cognome, per andare lì a presentarsi e dire: siamo parenti, aiutiamoci, eh? E lì comincia il suo dramma in pratica. Allora, il libro mi è piaciuto,
Però non c'è un personaggio a cui è andata veramente la mia simpatia. Anche Tess, che è una donna sotto certi punti, una donna forte. Ecco, quello che mi è piaciuto di lei è che non si lascia mai, non si è mai lasciata andare un attimo, tranne verso la fine. Lei, cioè io se mi fossi trovata nelle situazioni sue, a un certo punto avrei detto no, basta, no, non ce la faccio più. Cioè, questo Thomas Hardy gliene fa succedere di tutti i colori a questa povera Tess, no? Povera, veramente. E invece lei dura, va avanti e lavora e soffre e accetta i suoi castighi che per noi, insomma, gente del 2000 e passa, sono cose che non stanno né in cielo né in terra. No? Non voglio raccontarvi tanto i suoi castighi. Va bene che qua nel retro di copertina ne parlano, no? In pratica, allora posso dirlo anch'io, quando Tess si reca nella famiglia dei D'Haberville, conosce il figlio della donna che abita lì e lui cerca in tutte le maniere di sedurla. Dopodiché succede che lei torna a casa incinta. Allora, io avevo capito che si era lasciata sedurre, insomma, questo non le dava tregua, le stava sempre col fiato sul collo, alla fine lei è ceduta. Teniamo presente che era una ragazzina, perché se nel proseguo del romanzo aveva 15 anni, secondo me qua lei era sui 13-14 anni. Mentre su diverse recensioni che ho letto sembra che lei sia stata violentata. Io non ho letto che è stata violentata, anzi, quando torna a casa lei rimprovera la madre che non le ha spiegato le malizie degli uomini, che non l'ha, come dire, non l'ha prevenuta verso certi problemi che potrebbe incontrare una ragazza con un uomo. E comunque, morale della favola, lei torna a casa incinta, il bambino nasce. Quando nasce, lei lo vuole chiamare addirittura sofferenza, sorrow. Però il bambino nasce, si ammala quasi subito e muore e lei lo fa seppellire. Tra l'altro non ha neanche potuto farlo seppellire al cimitero perché il bambino non era stato battezzato. Quindi è stato seppellito dove vengono seppelliti i malviventi, insomma, i ladri e compagnia bella. Ecco, fino a qua posso dirlo perché è scritto qua dietro, no? Quindi questa colpa di cui lei si macchia la segnerà per tutta la vita. E lei accetta anche dentro di sé un castigo per lo sbaglio che ha fatto, anche se per come la vedo io, avendo rinfacciato sua mamma, ma tu non mi hai detto niente di che cosa avrebbe potuto succedermi con un uomo, lei l'ha fatto in buona fede. Poi appunto il fatto che sia stata violentata, io qua non l'ho letto, o che mi sono perso un pezzo, o che ci sono due correnti di pensiero, non lo so. Fatto sta che comunque lei non è più pura, illibata. E finito questo va a lavorare in una fattoria e la sua vita va avanti, no? Sembra quasi che Tess abbia la vita segnata, nel senso che qualsiasi cosa faccia non può sfuggire al suo destino. Tess è una grande lavoratrice, lei accetta quasi tutti i lavori, anche quelli più duri, nelle condizioni più dure, lavora nei campi sotto l'acqua, cose che io per esempio mi sarei immaginata che questo libro andava a finire che lei si ammalava e moriva, perché ne ha passate talmente tante per lavorare, dormire di notte nel bosco, insomma, gliene sono successe di tutti i colori, povertà, proprio non ha avuto nessuna pietà a Thomas Hardy per il suo personaggio, gliene ha fatte succedere di ogni, però lei ha sempre avuto la forza di tirare avanti, non si è mai lasciata andare e dire io poverina, basta, non ne posso più, mi ammazzo. Sì, ogni tanto ha fatto dei riferimenti, però ha sempre accettato tutte le sue disavventure con forza, no? E fino al finale, che è un finale molto simbolico, secondo me, dove ho paura di fare spoiler, ma penso che si sappia che, insomma, Tess è un po' una vittima sacrificale dei suoi tempi. Il romanzo si conclude a Stonehenge.
e finisce come doveva finire. Secondo me ognuno, vabbè questo è un po' uno spoiler, ma ognuno leggendo sto libro sa che va a finire che lei muore. Cioè io me lo sono immaginato quasi subito che alla fine, non pensavo che morisse in questa maniera, ma Tess secondo me è una donna che si è aggrappata con le unghie e con i denti alla vita e solo all'ultimo momento ci ha rinunciato perché come se avesse capito che qualsiasi cosa lei facesse non avrebbe mai potuto essere felice, non avrebbe mai potuto avere quello che voleva lei. C'è un personaggio, secondo me, molto stronzo, che io avrei preso a sberle, ma avrei preso a sberle pure Tess, perché certe volte mi veniva da dire, ma svegliati, ma mandalo a quel paese, ma insomma... però, insomma, io sono una donna che del 2000, questa è tutta un'altra cosa, un altro modo di pensare. Io ho certi concetti morali che a me mancano certi concetti morali che avevano a quel tempo. Insomma, per me non c'è niente di male se lei ha avuto un figlio e che poi a un certo punto gli è anche andata bene perché è morto, quindi non ce l'aveva neanche dietro, ma comunque. È un libro che mi ha lasciato una grandissima tristezza. Quando l'ho chiuso, sì, ero triste perché mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, no? Perché non è possibile vivere in questa maniera, farti condizionare la vita dalle convenzioni in questa maniera, no. La vita è degna di essere vissuta. Con tutti i dolori che ne vengono, perché non credo che nessuno abbia avuto una vita solo di piacere, di felicità, no? Ma così è veramente troppo. Cioè, mi sono chiesta, ma questa è una vita che valeva la pena di essere vissuta? Comunque. Le descrizioni di questo libro, la prima cosa che mi ha colpito quando ho cominciato a leggere il libro sono le descrizioni della natura. Infatti mi ero anche scritta un appunto, belle descrizioni della natura, grandiose, ho scritto. Veramente, sembrano dei quadri quando si leggono queste descrizioni. Mi è piaciuto lo stile di Thomas Hardy, mi è piaciuto molto. Ecco, quello che non mi è piaciuto è questo accanirsi contro questa povera Tess. Lei incontra anche personaggi positivi, incontra anche personaggi positivi che sono positivi all'apparenza. Mi riferisco a Angel, perché lui sembrava una brava persona, invece, per carità, insomma, Dio ce ne liberi e scampi. È lui alla fine che ha deciso la condanna a morte di Tess, in fin dei conti, quindi... so che è un libro che piace tantissimo a com'è che si chiama? Miss Penny Lane, comunque Penny Lane c'è e io l'ho letto appunto perché lei ne ha parlato talmente bene, a lei piace tantissimo questo libro che ho voluto anch'io vedere di che cosa si trattava. Ecco, non leggetelo se siete tristi, perché sennò vi butta a terra in una maniera impressionante. Basta, queste sono tutte le mie letture, i libri che ho qua sparsi sul letto li ho fatti vedere. Adesso, come dicevo prima, sto leggendo Notte buia, niente stelle, e lì è proprio il buon vecchio zio Steve, perché anche ieri sera ero lì che stavo leggendo, non riuscivo a mettere giù il libro, e questi sono i libri che piacciono a me. Quindi secondo me lui ha ripreso la sua verve. E basta, e io vi saluto. Volevo presentarvi il mio gatto, ma adesso si è messo a dormire, quindi speravo che passava qua davanti a farsi vedere, ma niente, magari la prossima volta. Vi saluto, ciao, e grazie per aver visto il video, alla prossima. Ciao ciao!